Elisa Jengo, la Margutta Aspasico del primo posto, che è arrivato dopo la sconfitta della Virtus Latina, per cui insomma Natale in festa per voi. Beh, sì, insomma, un primo posto meritato, perché comunque lavoriamo tanto in palestra, quindi ce lo meritiamo. Poi ci ha aiutato, sì, l'altro risultato, quindi bene. Un 2018 che si chiude al meglio per la Margutta, insomma, dopo la bella cavalcata dell'anno scorso, perché quest'anno siete al primo posto, nonostante una formazione ringiovanita rispetto all'anno scorso. Sì, assolutamente. Come dicevo prima, comunque il lavoro in palestra premia. Certo, ancora non è finito neanche il girone d'andata, quindi non possiamo, insomma, parlare più di tanto, esprimere più di tanto, Ma un però buon Natale ce lo passiamo. pochino ci sperate per questa possibile promozione? L'obiettivo è sempre quello, naturalmente, quindi siamo un po' scaramantiche, non lo diciamo magari in maniera diretta, però sì. Chiedo anche un commento sulle giovani che si stanno disimpegnando bene in questo campionato. Poi ho visto Baffetti che ha fatto tanti punti, la gara contro la Revolution e Quintiglia, poi anche Sorrentino che è entrato ha fatto subito due ace, cosa che ha fatto Annibali qualche settimana fa. Poi ho visto anche Reggio. Si è messa in mostra in altre partite, Monti, insomma, qualcuno sicuramente la dimentichiamo, però fatto sta che Sì, sono una risorsa stanno. queste giovani e quindi possono aiutarvi nel vostro compito. Assolutamente sì, tanto di cappello alle giovani perché ci stanno dando una gran mano e soprattutto si dimostrano sempre all'altezza. Entrare in un campionato di Serie C e essere fredde in quel modo non è da tutti, quindi veramente complimenti a tutte quante. Tra le squadre che stanno lottando con voi per la conquista del primo posto, qual è quella che secondo te è più forte? Beh, ci sono 3-4 squadre che sono molto forti, sicuramente, vabbè, a parte Virtus, anche la stessa Volley Firenze che ci ha messo molto in difficoltà la scorsa settimana e anche questo SD 2012 che ancora dobbiamo incontrare, ma sembra sia un buon livello.